Oh mio Dio. E non lo dico perché sto per tirare dei danni indecenti con Riven in questa clip. Lo dico per voi. Ieri sera, da perfetto sconosciuto, in meno di 3 ore ho raggiunto 110 iscritti. Bene, io vi ringrazio moltissimo. Spero di non deludervi e che quelle 110 persone non si tirino mai indietro. Salve a tutti i player che hanno deciso di seguirmi. Il tema di questo video è l'ottimizzazione. Nella scienza generale, così come nella psicologia, l'ottimizzazione delle prestazioni è quella marcia in più che ci permette di fare qualcosa meglio del normale, modificandone alcuni aspetti. Nel precedente video si è parlato di concentrazione. Bene, l'ottimizzazione ne è una diretta conseguenza. Restare concentrati vi permetterà di ottenere un vantaggio e l'ottimizzazione di sfruttarlo al meglio. Per ottimizzarvi dovete cercare di giocare di anticipo. Cosa intendo? Dovete pensare almeno 5 secondi di partita più avanti. Uccidendo quel minion farò il livello 2 prima del mio avversario, quindi potrò fare all-in e portarmi a casa l'uccisione. È un esempio, oppure farmare. So che vi sembrerà stupido, ma tutti i player che conosco, che si lamentano di un champion, molto probabilmente non lo capiscono. Senza dubbio Lee Sin, Yasuo e anche Riven hanno bisogno di molte più competenze a livello di meccaniche per essere giocati, ma anche un personaggio semplice e immediato come Master Yi può non essere banale da ottimizzare. Fate bene caso a come sto farmando i mostri della giungla. Vi sembra una cosa tanto banale? Ogni campo ha un metodo per essere pulito più rapidamente da un personaggio come Master Yi. Quanti di voi lo facevano prima? Immagino nessuno. Questa è una banalità, vi basterà imparare tre metodi da tenere a mente mentre farmerete la giungla con Master Yi, e questa banalità vi permetterà di chiudere la vostra Feral Flare in 1 minuto in meno circa. Bene, 1 minuto in meno è un abisso. Rispetto a prima farete dei danni indecenti intorno al 14esimo quando la concluderete. E soprattutto vi permetterà di preparare dei duo Baron con il vostro top laner a minuti insensati, tipo il 19esimo o il 20esimo, in relazione a quanto siete fiddati. Ora, ottimizzare un champion può non essere una cosa così semplice. Questi metodi di farming li ho copiati da un giocatore coreano di Master Yi. Ma cosa succede quando ottimizzerete al meglio un vostro champion? Beh, è semplice. Ottimizzato è sinonimo di fiddato su League of Legends. E vi consentirà di fare anche azioni in 1 contro 5, come notate. Ed è logico, no? Un Fizz 3-0 a 10 minuti con 100 minion di farm può one-shottare qualsiasi personaggio si trovi davanti. Un Fizz 3-0 con 100 minion di farm a 35-40 minuti, invece, è semplicemente un tonno in scatola pronto per essere servito sul piatto. Quindi voglio che vi concentriate sui risultati parziali delle partite, non sullo score. Se agirete con queste idee in testa, non sarete mai inutili, né in early, né in mid, né in late game, mai. E a quel punto potrete dedicarvi alla vittoria. Anche questo video arriva alla sua fine. Davvero volevo ringraziarvi ancora, ieri sera mi avete sconvolto, siete tantissimi e spero che i miei video continueranno a piacervi e di non deludervi mai. Solo due cose, mi avete aggiunto in molti sia su Facebook che su League of Legends e vi chiedo scusa, ma non ho intenzione di accettarvi perché non ci conosciamo semplicemente. Però ho creato una pagina Facebook, quindi invadetela e riempitela di commenti. Rispondo a tempo perso, ma rispondo a tutti.